Ciao a tutti amici di YouTube e benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi ultimissimo appuntamento con la settimana dedicata alla moda sostenibile che ho fatto in occasione della Fashion Revolution Week. Vi ho portato un video al giorno in cui abbiamo parlato di diverse tematiche legate al tema della sostenibilità nell'ambito della moda. Abbiamo parlato di tantissime cose, abbiamo scavato a fondo su tutto quello che non va nel mondo della moda, su come i lavoratori vengano sfruttati, abbiamo parlato del tragico evento del crollo del Rana Plaza in Bangladesh, che è stato un po' l'evento che ha portato ad un cambio di coscienza e anche l'evento che ha permesso alla Fashion Revolution Week di esistere proprio per portare un cambio nel mondo della moda. Nello scorso video, quello di ieri, abbiamo parlato di come vorremmo la moda del futuro, di tutte le caratteristiche che dovrebbe avere una moda etica al 100% sostenibile, e oggi invece andiamo più nel pratico e parliamo di come fare ad ottenere un guardaroba sostenibile, come fare acquisti più sostenibili e quindi abbracciare questo nuovo movimento che porterà ad un cambio radicale se tutti quanti decidessimo di farlo tutti insieme. Quindi vi dirò oggi alcuni punti per comprare più sostenibile, per non essere più parte di questa moda che sfrutta persone, lavoratori, animali e ambiente. Quindi direi di iniziare subito e la primissima cosa che vi consiglio di fare è quella di analizzare il vostro guardaroba, quindi guardare attentamente quello che già avete. Come vi ho detto nel video sui materiali, capire anche i vari materiali di cui sono fatti i vostri vestiti è molto importante anche per capire come prendersene cura, come lavarli, come farli durare più a lungo e soprattutto se avete molti capi in poliestere, che abbiamo visto essere il materiale meno sostenibile in assoluto, possiamo comportarci di conseguenza e quindi comprare tutti quei filtri appositi che permettano alle microfibre di non disperdersi nell'acqua ad ogni lavaggio. Vi ho anche fatto un video specifico su come avere un guardaroba perfetto, quindi un guardaroba che vi rappresenti al 100%, che parli al 100% di voi, in cui ogni capo sia abbinabile con gli altri capi e quindi, perché no, anche costruire un guardaroba capsula. Se invece non volete limitare la quantità dei vostri vestiti, però assicuratevi comunque che tutti i vestiti che avete li indossate. Se invece avete dei capi che non indossate molto spesso, mi raccomando, non gettateli via, ma vendeteli oppure regalateli. Quindi vi ho fatto in realtà un video specifico sull'analisi del proprio guardaroba, su come creare un guardaroba perfetto, quindi ve lo lascio nella link di informazioni e direi di andare avanti al secondo consiglio. Se vi siete accorti che nel vostro guardaroba manca qualcosa di essenziale o volete comunque fare un nuovo acquisto per abbinarlo agli altri capi che già avete, mi raccomando, assicuratevi di comprare soltanto da brand sostenibili. Ovviamente questo è il consiglio più banale di tutti. Se volete iniziare ad essere più sostenibili con il vostro guardaroba, è importantissimo che decidiate di fare un cambiamento, quindi di non comprare più fast fashion e di boicottare totalmente queste catene. So che per i principianti può essere difficile capire quali sono i brand di cui fidarsi, quali siano i brand sostenibili. È il mio consiglio di fare una ricerca online. Ci sono tantissime ricerche come Good on You, in cui ci sono tanti consigli sui brand più sostenibili. Oppure potete seguire Lost in Daydreams, che è il mio blog, in cui ogni tanto pubblico qualche articolo riguardo alcuni brand sostenibili che vi consiglio, quindi andate comunque giù a vedere nell'info box tutti i vari link. O se conoscete un brand che vi piace assolutamente e non siete sicuri se sia sostenibile o meno, approfondite di più, andate a guardare nella pagina About del sito. Un reale brand sostenibile è anche trasparente, come abbiamo visto in questa settimana, quindi dovrebbe fornire tutte le informazioni riguardo a dove, come e da chi sono stati fatti i loro capi. Quindi se queste informazioni nel loro sito online mancano, è già un campanello d'allarme che qualcosa non va. Se volete essere al 100% sicuri, potete benissimo contattare quel brand e chiedere ulteriori informazioni, chiarificazioni, per capire se quel brand è realmente sostenibile oppure no. Fatemi in realtà sapere, perché mi era venuta in mente questa idea di fare un video in cui vi dicevo un po' tutti i miei brand sostenibili preferiti, che sono certa che siano etici e che rispecchino tutti gli standard della moda che vorremmo, quindi la famosa moda del futuro. Quindi fatemi sapere se vi interessa e vi do qualche consiglio più dettagliato su brand che già conosco, di cui posseggo già qualcosa e che quindi ho già avuto modo di testare la qualità di persona, quindi fatemi sapere se vi interessa. Adesso andiamo avanti con il secondo consiglio, cioè di comprare in maniera intelligente, ed è forse il consiglio migliore che potessi darvi in questo video, perché non solo comprare in maniera intelligente ha un grandissimo impatto sull'ambiente, perché non facciamo più acquisti impulsivi che poi finirebbero in discarica e gettati via, ma soprattutto ci permette anche di trovare il nostro stile, di vestirci più velocemente, e quindi riprendiamo il tema di creare un guardaroba che vi rappresenti al 100%. Quindi ogni volta che facciamo un nuovo acquisto dobbiamo porci alcune domande. La prima è: ne ho davvero bisogno? Ho già qualcosa di simile? La risposta è sì, ovviamente è meglio non acquistare qualcosa di troppo simile, quindi se avete già tantissime t-shirt bianche non compratene una molto molto simile, magari con semplicemente un taglio diverso, perché non è in realtà un acquisto molto intelligente, non è un acquisto di cui avete realmente bisogno. Chiedetevi anche soprattutto se l'acquisto che andrete a fare vi permetterà di abbinare
abbinarlo con tutti gli altri vestiti che avete nell'armadio, in modo da poterlo indossare molto spesso e non soltanto in poche occasioni, soltanto quando riuscite ad abbinarlo con quella particolare cosa. Chiedetevi anche se quel capo vi stia bene, se sta bene con le vostre caratteristiche, e vi ho fatto anche un video su come capire quali sono i capi che vi stanno meglio in base al vostro aspetto fisico, ai vostri colori. Abbiamo parlato anche di armocromia e quindi vi lascio questo video nella i di informazioni, andatelo a vedere. Chiedetevi se questo capo vi fa stare bene, se indossarlo vi fa sentire super wow, se invece non vi dà alcuna emozione è meglio non acquistarlo. Chiedetevi se vi ci vedete ad indossare quel capo più avanti negli anni, quindi per altri 5-6 anni, perché quel capo è importante che duri nel tempo. Quindi se invece è un capriccio del momento o è un trend che sapete che durerà poco, è meglio non acquistare quel capo e concentrarsi invece su capi più timeless. Un altro consiglio che vi posso dare ovviamente è quello di investire nella qualità e non nella quantità, quindi di acquistare soltanto capi che abbiano un buon tessuto, buone cuciture. Anche se andrete a spendere magari sicuramente qualche soldo in più, sapete che quel capo durerà più a lungo nel tempo, perché spesso quando noi compriamo qualcosa che costa poco, soprattutto da catene di fast fashion, sappiamo che quel capo non durerà a lungo perché i materiali utilizzati non sono dei migliori. A volte molte catene di moda realizzano i propri capi in modo che si deteriorino in fretta nel tempo, quindi è un po' il principio dell'obsolescenza programmata che c'è anche per i nostri smartphone per esempio, cioè gli oggetti che sono costruiti appositamente per deteriorarsi nel tempo, in un tempo abbastanza relativamente breve, questo per fartene comprare sempre di più. Una volta che il capo si deteriorerà, tu andrai nel negozio a acquistarne altri, oppure ne acquisterai direttamente in gran quantità da subito, ovviamente arricchendo le tasche della catena di fast fashion in questione. Quindi è importante in realtà investire magari un po' più soldi all'inizio per un capo che però ti durerà negli anni, o che addirittura potrai tramandare ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Questa è la vera idea della moda, quella tramandabile. E appunto vi ho parlato dei miei pantaloni preferiti che ho ereditato da mia nonna, quindi a me piace quella moda che duri a lungo. Mi piace anche un sacco acquistare moda vintage degli anni 80, degli anni 70, che abbia una storia. Quindi perché non acquistare noi dei capi adesso nuovi, che poi dureranno negli anni e che altre persone nelle future generazioni possano indossare. Poi come vi ho detto è importantissimo anche cercare dei modelli, dei capi timeless, che non siano quindi basati soltanto sui trend del momento. Quindi acquistare soltanto capi, non dico solamente basici, ma anche più classici, oppure capi che rispecchino al 100% il vostro stile. Quindi è anche importante fare una ricerca sul proprio stile, capire quello che vi piace realmente indossare. Un altro consiglio, che ovviamente è il mio preferito ed è quello che metto più in pratica in assoluto, è quello di acquistare second hand, quindi acquistare indumenti usati. E questo è il modo migliore secondo me per fare shopping in maniera sostenibile, la maniera più sostenibile in assoluto di comprare nuovi vestiti. Questo perché i vestiti usati sono vestiti che già esistono, non si stanno sprecando ulteriori risorse, ulteriori materiali, tessuti per realizzarli, perché comunque nonostante si cerchi di comprare brand sostenibili, in ogni caso vengono utilizzate tante risorse anche per fare il cotone. Nonostante scegliamo del cotone bio, viene comunque sprecata tantissima acqua per realizzarlo. Quindi se noi acquistiamo dei capi che già esistono perché qualcun altro li ha amati prima di noi e poi ha deciso saggiamente di rivenderli, allora gli stiamo dando una seconda possibilità, gli stiamo dando una seconda vita, e non permettiamo che un capo precedentemente amato finisca in una discarica a inquinare ulteriormente il pianeta, a creare rifiuti tessili e anche a incrementare questa cultura del consumismo che abbiamo, invece di incoraggiare la cultura circolare del riuso. Quindi sì, provate anche voi a dare una chance ai vestiti second hand. Io adoro fare shopping second hand anche perché la ritengo un'esperienza, perché vado in un negozio, guardo tutti i vestiti, scelgo quelli che più mi piacciono e so che è un pezzo unico, una cosa che ho solo io e che ha avuto una storia, qualcuno l'ha indossato prima di me, mi piace anche immaginarmela, quindi è anche un'esperienza secondo me. Magari fatemi sapere anche qui se volete un video più specifico su come acquistare second hand, qualche consiglio su come iniziare, perché so che non è facile trovare qualcosa di carino all'inizio, soprattutto quando non si sa come cercare e magari anche online quali siti eccetera, quindi fatemi sapere se vi interessa. Un altro consiglio per vestire in maniera più sostenibile è quello di decidere di supportare i brand locali, quindi di supportare l'artigianato, tutte quelle realtà di made in Italy, magari quelle piccole boutique che realizzano ancora i vestiti fatti a mano con buoni materiali, creati per durare. In Italia ci sono tantissime realtà artigiane in tutti
tutte le città ed è bellissimo andare a esplorarle, non solo per quanto riguarda l'abbigliamento, ma anche per quanto riguarda gli accessori, i gioielli. Quindi è bello anche informarsi sulle proprie realtà locali e supportarle anche, soprattutto in questo periodo di crisi, perché purtroppo moltissime aziende piccole rischiano di chiudere. Quindi se noi ci impegniamo anche ad aiutarle, a supportarle, comprando qualcosa da loro fa la differenza e aiuta anche l'ambiente, perché sapete che la maggior parte dei vestiti viene realizzata in paesi in via di sviluppo, lontanissimi da noi. Ovviamente c'è tutta una questione che riguarda il trasporto di questi indumenti, perché ovviamente durante il trasporto c'è una grandissima emissione di CO2, di inquinamento, e non ne vale realmente la pena. Quindi perché non dare una chance ai venditori e agli artigiani locali, riducendo anche le emissioni di CO2. Ultimo consiglio per vestire in maniera più etica, più sostenibile, è quella di comprare di meno. Quindi mi riallaccio al primissimo consiglio: indossate i capi che già avete, valorizzate i capi che già avete. Magari se avete qualche capo danneggiato, riparatelo, oppure se non lo indossate più perché ha uno stile, una forma che non vi piace, modificatelo, portatelo dalla sarta per fare qualche modifica e poterlo indossare nuovamente. Insomma, cercate di comprare soltanto quando ne avete la reale necessità, quando vi piace al 100% quella cosa che andrete a comprare, e non solo come passatempo. Anche nel video sui 3 consigli per iniziare ad essere minimalisti vi ho consigliato di rifletterci molto prima di fare un acquisto. Quindi se vedete qualcosa che vi piace, aspettate almeno 2 settimane prima di acquistarla per essere certi che quella cosa la volete davvero al 100%. Spesso, al 90% dei casi, dopo 2 settimane ci si scorda totalmente di quella cosa e non la si acquista più. E quindi questo permette di avere un guardaroba più minimal, di non sprecare ulteriori risorse, di non fare acquisti avventati e di valorizzare ogni capo che abbiamo nel guardaroba. Quindi provate magari anche un capsule wardrobe, e vi ho fatto un video specifico anche su questo argomento, e cercate comunque di abbracciare un po' la cultura minimalista anche per quanto riguarda il vostro guardaroba. Se proprio non ci riuscite, comunque riflettete bene prima di acquistare un nuovo capo, fatevi le domande di cui vi ho parlato prima, e mi raccomando, è molto molto importante che noi da consumatori facciamo delle scelte importanti che portano al cambiamento. Quindi questo era tutto per il video di oggi. Come ultimo video ci tenevo a dare dei consigli pratici su come possiamo fare noi per far parte del cambiamento, perché dopo aver sentito tutte queste bruttissime notizie, aver scavato a fondo in tutto il marcio che c'è nel mondo del fast fashion e della moda, era importante anche dare un segno, dare un'azione concreta da poter fare per essere parte di un cambiamento importante. Quindi spero che abbiate apprezzato questo video con questi consigli. Fatemi sapere voi se fate già le cose che vi ho detto in questo video, o se avete altri consigli per essere più etici e più sostenibili per quanto riguarda la moda. Grazie mille ovviamente per aver seguito tutta la settimana della Fashion Revolution Week con questa maratona di un video al giorno. È stato divertente, è stato anche stancante, però mi è piaciuto molto parlare per una settimana intera di questo argomento, perché è uno dei principali del mio canale, è forse il tema a cui tengo di più. E niente, io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!